Sono Antonella Zaccarelli, da 6 anni mi occupo di manifestazioni sportive. Lo sport è uno strumento per il benessere della persona e il miglioramento della vita, ma è anche promozione, sviluppo economico-turistico e occupazione per la nostra regione. Eppure nel bilancio preventivo 2015 non ci sono fondi per lo sport. Per questo tu hai bisogno di persone come me in regione, per difendere il tuo diritto alla salute. Il 31 maggio, scrivi Zaccarelli. Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento elettorale. Questa sera conosciamo un altro candidato per la tornata elettorale delle elezioni regionali 2015. Conosciamo Antonella Zaccarelli che si presenta nella lista Uniti per le Marche, Ceriscioli presidente. Antonella Zaccarelli, lei rappresenta veramente un volto nuovo nel panorama, seppur vasto, di tutte le liste che si sono presentate per questa tornata elettorale. Sì, diciamo un volto nuovo per la politica, perché per la mia attività di imprenditrice, organizzazione eventi internazionali e nazionali, sono già abbastanza nota nella nostra provincia. Da 14 anni mi occupo di internazionalizzazione e promozione. Quando mi è stato chiesto di entrare in una lista di coalizione, è stata proprio questa considerazione che mi ha fatto dire sì, per mettere al servizio della politica e della comunità di tutta la regione la mia esperienza di imprenditrice. Bene, veniamo a un punto forte della sua campagna elettorale, il sostegno alle imprese e al tessuto artigianale e della piccola impresa della provincia di Pesaro Urbino. Questo è stato un punto cardine della sua campagna elettorale. Sono molti anni che lavoro per dare visibilità alle imprese, soprattutto dopo la grande crisi che è subentrata già da 10 anni nella nostra provincia. Basti pensare che solo fino a 8 anni fa vantavamo 2.200 aziende della subfornitura, parlo del settore mobile arredo, adesso se ne contano a malapena 500. Quindi il punto principale del programma è sicuramente quello di affiancare come consigliere regionale e quindi portare delle proposte giuste nel Consiglio, nel prossimo Consiglio, perché ci sia un aiuto concreto alle imprese. Come possiamo trovarlo? Innanzitutto basti pensare che la Regione per il bilancio preventivo 2015 non ha stanziato un euro nei fondi della Confidi, quindi consorzi di fiducia, e nella società regionale di garanzia, che sono organi preposti per trovare garanzia tramite le banche per le piccole e medie imprese. Il tessuto imprenditoriale della nostra provincia è fatto appunto da microaziende, quindi bisogna assolutamente appoggiarle dandogli questa possibilità di avere le garanzie tramite le banche. Ecco, le Marche sono sicuramente una delle regioni più colpite dalla crisi e soprattutto anche l'ingresso dei giovani nel mondo lavorativo rappresenta un deficit della nostra regione. Come si può uscire fuori da questo vulnus purtroppo negativo? Sì, i dati lo dicono a livello nazionale, purtroppo la disoccupazione è dilagante. La nostra è una delle regioni più colpite a livello nazionale. Le proposte potrebbero essere tante, quella di prima che ho citato va da sé che poi aiutando le imprese si aiuta anche le imprese ad assumere nuova manevolanza, quindi nuovi giovani pronti per entrare nel mondo del lavoro. Un'altra delle possibilità potrebbe essere quella dell'apprendistato, un apprendistato finalizzato però alla crescita del ragazzo che subentra, vuoi nelle famiglie che hanno già un'impresa che quindi potrebbero superare con un aiuto regionale anche il passaggio generazionale, quindi inserire il membro della famiglia all'interno senza gravare troppo sull'azienda stessa, e anche per un aiuto di conoscenza del lavoro. Ci sono diversi settori, se prendiamo l'agroalimentare non basta un anno di apprendistato perché la persona impara il mestiere, ce ne vogliono almeno 5. In altri casi, come la meccanica, ce ne vogliono 2. Quindi, secondo me, la Regione deve destinare dei fondi a che questi ragazzi usciti dalla scuola possano essere supportati e quindi introdotti nel mondo del lavoro. Quindi cementare ancora di più mondo della formazione e mondo imprenditoriale. La ricerca è importantissima. Le Marche in questo sono una regione virtuosa, lo erano fino a qualche anno fa, poi per mancanza di fondi anche la ricerca si è fermata, se non nelle grandi aziende, nelle grandi industrie che sono riuscite a mantenere sano l'investimento, addirittura ad incrementarlo.
Però, come dicevo prima, sono gli artigiani che fanno la storia della nostra regione. Se ci viene a morire comunque l'azienda artigiana che ha quel plus valore della stessa produzione, noi non potremo più vantarci di essere quella fetta importante di Made in Italy che va all'estero, perché non dimentichiamoci mai che il Made in Italy è il marchio di garanzia dell'artigianalità del prodotto. Ecco, tornando a lei e alla sua campagna elettorale, in queste settimane ha girato un po' in lungo e in largo tutta la provincia, ha avuto uno stretto contatto con la gente comune, ma anche le associazioni. Che cosa è scaturito? Qual è l'esperienza che le è rimasta di questo giro, di questo feedback con la gente di tutti i giorni? È stato un rispolverare, perché da 14 anni giro in lungo e in largo la provincia, perché lavorando come imprenditrice conosco altre aziende, conosco tutte le associazioni di categoria con le quali hanno collaborato con me, io ho collaborato con loro, abbiamo fatto insieme degli eventi, quindi ho sempre avuto ben presente l'importanza di un'associazione di categoria che affianchi l'imprenditore. E devo dire che il feedback è positivo, cioè, possono all'inizio avere qualche momento di titubanza per capire chi è questa figura politicamente non ancora così conosciuta, poi quando presento me stessa, quando mi pongo in maniera molto naturale vicino alla gente, come dice il mio slogan, che è stato creato da me perché effettivamente è quello che sento, quello che provo quando faccio questi tour di campagna elettorale, e diciamo che si scioglie un po' tutta la situazione, e finire gli incontri, sempre che siano giovani, che siano meno giovani, che siano persone più grandi, che siano presidenti di associazioni, direttori, con una stretta di mano è la cosa più gratificante che ho trovato in questa campagna elettorale. Ecco, vicino alla gente è uno slogan che ha portato avanti, ma anche un accorciare la distanza tra la società, tra gli elettori e il palazzo. Una volta in regione poi ci vuole qualcosa che mantenga il contatto. Per questo lei ha pensato a un progetto ben preciso. Sì, lo sportello del cittadino. Doveva essere già attuata da anni. Qualcuno, non ricordo bene chi, in un vecchio consiglio regionale lo aveva paventato come proposta, ma poi, come purtroppo è successo, non se ne è fatto nulla. Ritengo che sia fondamentale avere un contatto con le persone che poi ti hanno eletto, perché spesso e volentieri questi consiglieri spariscono nel nulla, si rivedono 5 anni dopo quando tornano a richiedere i voti per essere rigarantiti nel proprio posto di comando, e quindi creano, diciamo, queste sfiducie e anche un po' di disorientamento, no? Perché non si sa mai che cosa effettivamente, al di là di quello che può uscire sugli articoli di giornale, un consigliere regionale possa aver fatto per la sua provincia, per la sua regione di fattivo. Quindi accorciare le distanze tra noi, che siamo come loro, anche se una volta veniamo eletti siamo consiglieri, comunque siamo persone comuni, e le persone che credono in te, che hanno creduto in te quando ti hanno votato, secondo me è fondamentale. Degli sportelli dove poi si possa avere un monitoraggio, non dico giornaliero, probabilmente settimanale, di quello che sta succedendo nella tua regione. Cioè, non è che poi un consigliere si deve chiudere in Ancona dentro le sale consigliari e non sapere che cosa succede esternamente, se non perché i comuni riportano delle esigenze, delle richieste. Sì, bene il comando sui comuni, il controllo, diciamo, sui comuni, per carità, però è ora di accorciare le distanze dirette. Ecco. Un altro punto al quale lei tiene moltissimo è la salute e l'aspetto anche legato alla sanità, però non la sanità come strutture, ma difesa di fasce più deboli e anche di anziani. Ha visitato anche delle strutture dove il privato ha messo il suo per far sì che realtà diventino delle eccellenze territoriali. Questo è un modello che si può cercare di ampliare, penso. Perché adesso, vede, in candidatura tutti parlano di sanità per riempirsi anche molto la bocca, perché poi alla fine, se tutti i problemi li avessero risolti, perlomeno chi è consigliere uscente cerca di ricandidarsi oggi, non avrebbe bisogno di ricavalcare l'onda della sanità che non funziona nelle Marche, anche se è una regione a semaforo verde, perché noi ci stiamo mettendo dentro un sacco di soldi. Quindi diciamo che non volevo usare il sistema dei politici che stanno usando un po' tutti. Poi non volevo andare fuori tema, perché io comunque sono un'imprenditrice, ho lavorato da imprenditrice, continuo da imprenditrice e ho conosciuto vari imprenditori, tra questi il dottor Ferruccio Giovannetti,
proprietario, titolare di questa bellissima struttura che è il Mulino Giovannetti, appunto, che ti propone una realtà sommersa, una realtà che tu non conoscevi. Io l'ho conosciuta da non candidata, da candidata sono tornata a ritrovarlo perché è oggettivamente un modello da prendere assolutissimamente in esempio. Parliamo di tutte quelle malattie mentali, psichiche che colpiscono purtroppo molti più giovani di quello che pensiamo e che sono tutti comunque giovani marchigiani che vengono ricoverati nella prima struttura di base che ospita 68 elementi, nella seconda che è un vero e proprio ospedale ne ospita 100. Abbiamo potuto constatare, così arrivando improvvisamente, come sono tenuti questi pazienti, come sono supportati, l'ordine, la pulizia, proprio la visione di apertura per farli uscire, farli sentire liberi, tutto un piano di ricostituzione della persona a livello psicomotorio e psicologico, perché poi ci sono anche degli handicap motori, di conseguenza la malattia li provoca, per poi riportarli alla riabilitazione completa e quindi cercare di farli uscire da questi centri. È un modello che già tutti a livello nazionale vantano perché è l'unico in questo momento. Noi credo moltissimi non sappiano che esiste questa realtà nel nostro entroterra, nella nostra provincia. Anche questa è una proposta a portare in regione, cioè mappare il territorio, capire quali sono le fattibilità di recupero, come ha fatto il dottor Giovannetti, c'è stato un recupero anche architettonico, storico di tutto il complesso e poi su forte composizione dei propri investimenti, lui è riuscito a metterlo a servizio della società, anche se viene da una direzione sanitaria, quindi ha sfruttato quello che era già un suo ambiente, una sua conoscenza, con grande, grande successo. Quindi il mio modo di occuparmi di sanità è questo, la disabilità giovanile, la disabilità psicologica e uno dei progetti, se posso dirlo, sì, si chiama a ruota libera proprio contro l'abbattimento delle barriere architettoniche. Anche qui perché è ora che si cominci a mettere in condizione la persona purtroppo rallentata dal fatto che stia costretta su una sedia a rotelle a poter entrare in qualsiasi esercizio, a poter mettere a disposizione finalmente nella nostra provincia dei tram con delle piattaforme, a cercare di farli uscire di casa, ecco, e di assistere soprattutto le famiglie. Le famiglie che hanno il carico di queste persone? Le famiglie che hanno il carico che al momento non sono supportate, questo succede un po' a scala nazionale, però io dico sempre che bisogna pensare universale ma agire locale, quindi io sono una candidata della mia provincia, nella mia provincia ho conosciuto molte famiglie purtroppo che non sono assistite e che spendono tantissimi soldi anche per cure specialistiche per cercare di portare al massimo della riabilitazione la persona malata che hanno in casa. Un'ultima considerazione, che anche questo è un punto forte di quello che è il suo programma, lo sport inteso come anche rivalutazione di un territorio, come imprenditorialità, perché lei vanta un'esperienza di diversi anni, sono 6 anni che organizza ginnastica in fiera e quindi insomma può essere lo sport anche un volano economico se utilizzato bene. Sì, mi riaggancio al concetto di prima dicendo che assolutamente le strutture sportive servono anche da riabilitazione. Quindi se fossero controllate, incrementate, sicuramente le persone non avrebbero bisogno di spendere tanti soldi in visite specialistiche o in riabilitazione specialistica in studi privati. È giusto che sia un bene comune perché lo sport e la salute sono un bene comune. E da 6 anni gestisco Ginnastica in Festa, che è una manifestazione a livello nazionale, all'interno ci sono 18.000 atleti, tutte le famiglie di tutte le regioni italiane che hanno i figli iscritti vengono da noi in fiera. Quindi oltre a notare che ovviamente è una disciplina, e lì ci sono bambini dagli 8 fino ai 17 anni iscritti, che è comunque il lasso di tempo di maturazione di una persona, lo sport li aiuta a indirizzarli. Sicuramente gli toglie dalla strada il fatto poi che oggi ci sia molta disoccupazione e che non possano venire anche inseriti a costi ridicoli in strutture magari comunali messe appunto dalla regione che si occupino di sport, gli lascia in mezzo alla strada invece di toglierli. Quindi i rischi sono tantissimi, sappiamo quanti rischi ci sono, senza il controllo delle famiglie che cercano di tenersi stretto il lavoro, quelle che ancora ce l'hanno.
Lo sport allo stesso tempo, con questa manifestazione, dimostra che c'è un indotto che sta lavorando, perché adesso il 19-28 giugno va in onda la sesta edizione alla Fiera di Pesaro e vedremo arrivare ben 100.000 persone. 100.000 persone su un indotto di ristoranti, alberghi, lei pensi che noi occupiamo 1.500 stanze al giorno solo nel nostro comune, quindi ci dobbiamo spostare qui a Fano, ci dobbiamo spostare in altri comuni per riempire tutti quanti gli alberghi, le camere. È un buon deterrente per produrre lavoro sul territorio. Un'ultima considerazione, il voto del 31 maggio ad Antonella Zaccarelli, che voto è? È un voto di coscienza. È un voto di coscienza perché bisogna cominciare a far parlare la propria coscienza. Abbiamo visto e stiamo vedendo tutti i giorni questo teatrino di salti di poltrone, di politici che addirittura nel dire ho fatto bene, quindi votatemi, ad appena l'inizio della seconda candidatura lo fanno diventare uno slogan. Io ritengo che se il politico in questione che si sta candidando ora ritiene di aver fatto bene, beh, secondo me era più opportuno che rimanesse dove era e che continuasse a fare bene. Quindi bisogna dare largo ai volti nuovi come il mio, bisogna dare spazio alle persone che hanno tenacia, hanno volontà, hanno conoscenza comunque del territorio e che sicuramente con un'onestà personale integra riusciranno a sistemare nel migliore dei modi la cosa, o se non altro cercheranno di portare un contributo migliorativo, fresco, nuovo dentro una nuova amministrazione regionale. Grazie Antonella Zaccarelli per essere stata con noi. Grazie a voi. Ebbene, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, ai prossimi appuntamenti. Buonasera. Sono Antonella Zaccarelli e come imprenditrice voglio condividere con voi il mio impegno a sostegno delle famiglie, a favore di una politica coraggiosa per i giovani, per le imprese e per i lavoratori. Abbattiamo la pressione fiscale e creiamo nuovi posti di lavoro partendo dalla nostra regione. La sana politica si fa in mezzo alla gente e io sono una di voi. Il 31 maggio, scrivi Zaccarelli.